Un cordiale saluto, gentili telespettatori, e ben ritrovati per questa edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Apriamo l'informazione con un servizio che riguarda la regione e in questi giorni si parla di sussidi, di privilegi, in qualche maniera di stipendi. Bene, questa discussione adesso arriva anche in regione, parliamo di stipendi proprio dei consiglieri regionali e su questo argomento si accende il dibattito. Sentiamo. La nostra proposta è quella che vengano parificati i trattamenti dei consiglieri a quelli del sindaco della città capoluogo di regione, che peraltro è la proposta che purtroppo gli italiani in maggioranza hanno bocciato con il referendum del 4 dicembre, altrimenti sarebbe già una regola per tutti i consigli regionali d'Italia e non solo del Veneto. Noi l'avevamo depositata prima di quella data e quindi per noi rimane il punto di riferimento in questo confronto che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi per dare anche a questo aspetto del costo della politica un riferimento di dignità e di responsabilità. Noi abbiamo applicato per primi il decreto Monti nel 2012, quindi non abbiamo primati da superare o da altro. Siamo quelli che rendono più trasparente le indennità e i rimborsi che ricevono i consiglieri. Non c'è nessuna altra regione che ha il sito trasparente come il nostro. È possibile fare di più, ci mancherebbe. Una sola cosa vorrei far notare è che il netto che riceve un consigliere rispetto al lordo è molto differenziato da regione a regione, quindi anche questa analisi andrebbe fatta per riportare le cose alla realtà. Poi, se qualcuno in consiglio regionale pensa di guadagnare di più di quello che si merita, dal 2007 c'è un fondo che può essere usato dai consiglieri per lasciare una parte della propria indennità, ma non l'ho visto molto utilizzato, men che meno in questa legislatura. Da parte nostra c'è tutto l'interesse nell'affrontare la questione purché si esca dalla Commissione con un provvedimento condiviso da tutte le parti politiche. Purtroppo c'è qualcuno che sta speculando su questa cosa solamente per fare campagna elettorale. L'argomento dei stipendi di vitalizi va affrontato, ricordiamoci che i vitalizi sono già stati eliminati nella passata legislatura. Qualcuno vorrebbe andare a mettere le mani sui vitalizi del passato, però ci sono dei problemi di incostituzionalità, quindi questo bisognerà verificarlo con gli uffici competenti. Comunque, rispetto ad altre regioni, siamo una delle regioni più virtuose che meglio amministrano i soldi pubblici. Sicuramente dei tagli si possono fare, ma questi dovranno essere condivisi con tutti i consiglieri. Abolizione totale dei vitalizi, riduzione dei costi della politica e soprattutto dimezzamento degli stipendi che ad oggi sono enormi e ingiustificati. Noi già lo facciamo come Movimento 5 Stelle, non ci nascondiamo dietro a 100.000 proposte di legge, perché le cose basta volerle e soprattutto farle. Noi, ripeto, già lo facciamo, rinunciamo al 60% di questo enorme e inutile denaro che viene dato, un fiume di denaro che viene dato alla politica e lo stiamo ridando sotto forma di donazioni per le famiglie colpite dal tornado nella Riviera del Brenta e soprattutto per le famiglie truffate dalle banche popolari venete, un ricorso che stiamo pagando noi. La nostra proposta di legge anticasta per andare a tagliare definitivamente questi odiosi privilegi è già depositata da più di un anno in Consiglio regionale. Adesso finalmente, grazie al pressing giorno per giorno che noi facciamo in Consiglio regionale, arriverà all'ordine del giorno e ad essere discussa. Qui inizia adesso la vera battaglia e non molliamo un centimetro. Mercoledì, poco dopo le 2, una chiamata disperata giunge al 112 a contattare la centrale operativa del Comando Provinciale dell'Arma. È una donna moldava di 45 anni che vive a Battaglia Terme. È profondamente scossa. L'operatore, che cerca di tranquillizzarla, spiega che sua figlia, una studentessa 18enne, che lo scorso 14 febbraio era scappata dalla casa nel Padovano per andare a vivere a Catanzaro, era stata picchiata dal suo compagno. La giovane era riuscita a contattare la madre prima che il punto questo compagno, EGE, 32enne egiziano, le sequestrasse il telefono. L'uomo residente a Catanzaro Lido da almeno 4 anni l'aveva rinchiusa nella camera da letto del loro appartamento, impedendole anche di andare in bagno, dando luogo ad un vero e proprio sequestro di persona. Al telefono la donna riesce a fornire al centralinista alcune sommarie informazioni circa l'indirizzo dell'abitazione,
dove la figlia stessa era segregata. Immediato l'invio di un autoradio, in quel momento in servizio in perlustrazione e controllo del territorio a Catanzaro Lido, nella zona di via Stretto Antico. In poco tempo i militari riescono ad individuare lo stabile di interesse e ad accedere all'appartamento. La scena che si presentava ai militari non lasciava dubbi su quanto accaduto. La ragazza, visibilmente sotto shock, presentava numerosi tagli ed ecchimosi sul viso e sulle altre parti del corpo, segno tangibile della violenza fisica esercitata nei suoi confronti dal fidanzato. L'uomo è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti. E adesso andiamo ad Adria, un presidio davanti all'ospedale ed uno davanti al Palazzo Tassoni per salvaguardare la sanità adriese e i posti di lavoro. La lista civica Ora Cambia chiama raccolta attorno a quest'idea la città, un'idea che sembra raccogliere i primi consensi. Costruiamo un comitato di cittadini, organizziamo un presidio vero 24 ore su 24 davanti all'ospedale e davanti al comune. Questo è quello che propongono Alberto Bergo, Stefania Tescaroli, Roberto Micheletti e Paolo Zerbinati. Decidiamo assieme ai partiti, sindacati e cittadini una raccolta fondi per sostenere una battaglia sacrosanta che non può finire con una sconfitta, anche per sostenere quei lavoratori che entreranno in difficoltà a breve se le cose non cambieranno. Dobbiamo costringere il direttore generale dell'ASL 5, Antonio Compostella, e la giunta regionale a rivedere una posizione anacronistica e sbagliata. Secondo loro la ristrutturazione della sanità ha penalizzato più di tutti il Polesine. Adesso andiamo a Padova. Si è trasformato in un pirata della strada a 91 anni. 20 mesi di reclusione inflitti a Luigi Lucchiari, residente in città, che nel settembre di 2 anni fa, al volante di una Mercedes 200 CE, travolse e uccise un pedone di 83 anni mentre attraversava la strada in via Santa Maria in Vanzo. Secondo l'accusa non si fermò a prestare soccorso. Il giudice ha condannato l'anziano automobilista per omicidio colposo e omissione di soccorso. All'uomo era stata da poco rinnovata la patente di guida. Andiamo adesso all'Andinara con la prossima notizia. La manomissione del rubinetto del gas ha rischiato di trasformare una casa disabilitata in una bomba pronta ad esplodere in pieno centro all'Andinara. L'allarme è scattato ieri mattina in via Marconi, poco prima di mezzogiorno, in un'abitazione disabitata da alcuni anni, sita a pochissimi metri da altre case, dal marciapiede e dalla carreggiata. È stata un residente di via Saba, che fiancheggia la casa in questione, ad avvertire per primo il fortissimo odore di metano che fuoriusciva da una finestra parzialmente aperta sul retro e lanciare così l'allarme. I vigili del fuoco sono entrati nella casa e hanno trovato le stanze sature di gas, una situazione pericolosissima che, sottolineano, avrebbe potuto causare danni ingenti a persone e cose. Chi si è accorto del gas e ha dato l'allarme ha probabilmente salvato qualche vita. Non si è trattato di una fuga accidentale, ma dell'atto intenzionale di qualcuno unito ad una casualità. Già dai primi riscontri è emerso che l'armadietto del contatore del gas che dà sulla strada era stato forzato. Qualcuno ha quindi aperto il rubinetto del gas. Torniamo adesso a Padova. L'insegnante di materie umanistiche di un noto liceo di Padova è stata minacciata di morte dal genitore di un'alunna dell'ultimo anno. La notizia sarebbe emersa dallo sfogo dell'insegnante sulla propria pagina Facebook. Secondo la ricostruzione dei fatti, il genitore di nazionalità straniera alcuni giorni fa avrebbe preso un appuntamento con la professoressa per parlare della figlia e, di fronte alla constatazione del cattivo andamento della figlia e della minaccia di una bocciatura, avrebbe perso le staffe arrivando a gridare «Tira fuori il coltello e faccio una strage!». L'insegnante, spaventata dalla reazione del genitore davanti all'impreparazione della figlia già graziata dai docenti negli anni scorsi, ha chiesto alla scuola di denunciare l'autore delle minacce. «Non mi era mai successo in 30 anni di insegnamento», ha spiegato così la professoressa, «ma non è la prima volta che abbiamo problemi con genitori di questa allieva. Già l'anno scorso la madre aveva minacciato gli insegnanti, anche se in maniera più velata». Andiamo a vedere adesso quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo.
Un abbraccio virtuale a tutte le amiche e anche a tutti gli amici che seguono ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 10 marzo 2017. Prosegue il tempo stabile su tutto il nostro paese, tanto sole e clima primaverile, insomma un assaggio della bella stagione davvero molto gradito. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord alta pressione prevalente con tempo stabile e tanto sole, al massimo con poche nubi sparse. Qualche addensamento, ma del tutto innocuo, sarà possibile sui confini alpini. Spostiamoci al centro, splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento con il cielo che sarà sereno su tutte le nostre regioni peninsulari e anche sulla Sardegna. Raggiungiamo infine il sud, non ci sono molte variazioni, anche le regioni meridionali godranno di un bel sole, qualche nube sparsa ma del tutto innocua. I venti saranno deboli o localmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Concludiamo con le temperature, il clima continua a essere mite, dunque piacevole, con minime comprese tra lo 0 e i 13 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo punte anche di 20 gradi al nord e al centro, fino a 19 gradi invece al sud. Per oggi è tutto, ma per rimanere sempre aggiornati sulle previsioni ricordate di cliccare mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci! Termina qui, gentili telespettatori, l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e non cambiate canale, vi auguro una buona visione con i nostri programmi e soprattutto una buona serata.